Ciao, bentornati sul mio canale. È arrivata la nuova CNC, è quindi il momento di vederla insieme. Ve l'ho mostrata smontata in scatola nella live dell'altra settimana insieme all'unbox di altra attrezzatura. Poi mi sono preso qualche sera insieme a mio figlio per assemblarla, per metterci lì a costruirci insieme la nostra attrezzatura. È stata una bellissima esperienza. Per chi non conoscesse la Stepcraft, è un'azienda che produce CNC e ha due particolarità: una grandissima qualità costruttiva e cura nei dettagli, e seconda cosa, non meno importante, un sistema estremamente espandibile e adattabile a tantissime esigenze. Questa serie, denominata M, si pone a metà tra la serie D, quella più hobbistica, e la serie Q, di connotazione più industriale. Mantiene tutta la massima espandibilità del sistema e va ad aggiungere ulteriore espandibilità e possibilità di utilizzo. A questo si aggiunge ulteriormente la qualità costruttiva, un miglioramento di tutta la struttura e delle componentistiche di movimentazione. Grandissima espandibilità del sistema, come vi dicevo, che va oltre l'utilizzo con le classiche fresatrici per le lavorazioni di legno e di metallo. Potremmo quindi andare a rimuovere ed installare testine al laser per il taglio e l'incisione, testine per la stampa 3D, la testina col coltello oscillante per il taglio delle pelli e delle stoffe, la testina di plottaggio, il punteruolo per l'incisione dell'acrilico, il quarto asse, il pirografo, il filo caldo per il taglio del polistirolo. Ci sono tantissimi accessori che si possono adeguare a necessità ed esigenze di utilizzo più disparate. Questa serie M va ad aggiungere l'ulteriore possibilità data dal piano d'appoggio, che è possibile posizionare su due livelli, quindi per poter lavorare piccoli spessori o spessori più grandi, ma possiamo anche rimuoverlo completamente, tirar via tutto il piano e avere il carico passante per poter lavorare, esempio, su una scrivania senza piano dei carichi voluminosi, oppure posizionarlo su delle grosse pannellature che con una piccola CNC mai avremmo potuto lavorare. Con questa, che ha il carico passante, possiamo andare a fare lavorazioni su grandi superfici. Possono essere dei grossi tavoli direzionali da personalizzare, che diversamente dovreste smontare e portare in un laboratorio con una grandissima CNC. Qui possiamo andare direttamente in loco, piazzarla sopra e fare la nostra lavorazione. Poter sfruttare il carico passante per fare lavorazioni su grandi superfici porta con sé anche delle difficoltà tecniche, perché come faccio ad andare a pinzare la mia CNC, andare a fissarla, avvitarla? Rischio di danneggiare il tavolo che dovevo lavorare. Hanno pensato anche questo, hanno creato un sistema aspirante che va fissato sui due lati lunghi della macchina e permette di fare il classico effetto ventosa. Penso che sia una figata e poi lo vedremo in qualche lavorazione futura. Ora non voglio star qui a decantare ulteriormente le caratteristiche di questa macchina, che poi verranno fuori man mano nei vari progetti che vi mostrerò qui sul canale. Oggi voglio mostrarvi l'esperienza che ho vissuto con mio figlio nella realizzazione di questa attrezzatura. Vi lascio a una clip di 3 minuti o poco più dove vi mostro questa esperienza, poi ci vediamo per le considerazioni finali su questo assemblaggio. Io vi raccomando come sempre di iscrivervi al canale, attivare le notifiche per non perdere i nuovi contenuti. Se volete supportarmi semplicemente condividendo uno dei tanti video che realizzo, vi ringrazio infinitamente. Vai con la clip. Next level. Next
Eccoci qua, è stata una bellissima esperienza, è stato relativamente semplice perché le istruzioni sono ben fatte, hanno anche dei QR code che rimandano dei video di supporto che vi aiutano nell'assemblaggio. Una cosa che sicuramente vi aiuterà e vi consiglio è di dotarvi dei 1000 cassetti o di queste scatoline. Infatti, prima di partire ho separato tutte le viti per numero che sono riportati sulle istruzioni. Questo mi ha velocizzato un casino le lavorazioni insieme all'aiuto di mio figlio che intanto che io trafficavo andava a guardare sulle istruzioni il numero e mi preparava le scatoline per aiutarmi nelle lavorazioni. Poi vi lascio i link in descrizione, sono estremamente comodi. Non rimane che utilizzarla, io vi raccomando di iscrivervi al canale, attivare le notifiche per non perdere i nuovi contenuti. Se volete supportarmi semplicemente condividendo uno dei tanti video che realizzo, vi ringrazio infinitamente. Mi raccomando, state sintonizzati, ci sono tantissimi progetti, tantissime cose, c'è tanta carne al fuoco. Mi raccomando, ciao alla prossima!